Buongiornissimo caffè a tutte quante. Sono ritornata qui con un video che ho pensato stamattina quando mi sono alzata. Diciamo che in questa quarantena una cosa che ormai non faccio più è truccarmi. Forse l'ultima volta che mi sono truccata è stato tipo l'8 di marzo. Dal 9, effettivamente, da quando è iniziata questa quarantena in cui hanno dichiarato l'Italia zona rossa, ad oggi ancora non mi sono mai più truccata, non ho preso più in mano un trucco. Ho pensato, cavoli però, cioè la pelle comunque la sto lasciando respirare, cioè non sono sentita abbastanza fiera di me, anche col fatto che sto facendo delle skincare routine un po' più corpose. Infatti, tra parentesi, se volete sapere la mia skincare routine aggiornata, se volete un video a riguardo, fatemelo sapere nei commenti. Ho pensato, cavoli però, cioè negli ultimi anni il mio modo di truccarmi è cambiato tantissimo, il mio modo di vedere il make-up è cambiato tantissimo. Se andate a vedere i video di quando ero molto più piccolina, mi truccavo molto di più, mettevo 250.000 cose in faccia. Invece adesso penso di essere arrivata e di essere non arrivata, ritornata un po' all'origine, un po' all'origine del mio modo di essere, quindi l'essere molto semplice. Avere sempre tutte le cose, cioè anche il viso molto basic. Non so però a dire la verità da quando è iniziata questa cosa, perché penso di essere stata molto coinvolta sia per il fatto che avevo iniziato a fare video, a mettere video appunto su YouTube. Vedevo tante ragazze che si truccavano super bene, io volevo essere così, insomma. Però poi mi sono accorta che con il tempo io stessa ho trovato la mia strada con il make-up, il mio rapporto con il make-up, perché nonostante tutto io rimanga sia soft, eccetera, non dimentichiamoci che comunque il make-up a me è un mondo che piace tantissimo. Però su di me, se devo applicare un modello, sicuramente applico un modello un po' più soft, un po' più classico, un po' più semplice. E quindi, dato che ho detto, ma sai cosa? È da tantissimo tempo che non faccio un tag in cui racconto un pochettino anche com'è stato il mio approccio con il make-up. Ho visto che appunto 250 anni fa era stato fatto il tag My Story Makeup. Era un tag che avevo visto sempre anni fa nel canale di Judy. Io ho anche iniziato a truccarmi sia per il canale It's Judy Time, che però adesso lei fa solo vlog, e il canale di Onorina, Pepper Chocolate, e ovviamente quello di Clio Makeup. Veramente negli anni sono cambiata totalmente. È pazzesco, cioè in positivo a dire la verità, perché comunque sia anche il non caricarmi in faccia di 250.000 cose al giorno, a parte che mi agevola tantissimo con la preparazione della mattina. Anche solo 3 anni fa ci mettevo 2 ore per prepararmi, adesso io in mezz'ora sono a posto. Domanda numero 1: a che età hai iniziato a truccarti? Cacchio. Allora, a truccarmi realmente penso a 17-18 anni, con il fondotinta, gli ombretti, eccetera. Per chi è della mia generazione, insomma, anni 90, ricordo benissimo che ogni domenica dopo la messa andavo a prendere il cioè, e dentro appunto c'erano tipo le matite, quindi o ti mettevo, io mi mettevo, a me piaceva mettere tantissimo la matita fuori, e fa straridere sta cosa, oppure il lip gloss e il mascara. Questo forse 13-14 anni, però sinceramente non sapevo ancora, non avevo molto idea di che cosa fosse effettivamente il make-up. Però realmente ho iniziato molto tardi, infatti mi ricordo benissimo che ho iniziato con la creazione di questo canale. Il primo canale ai tempi si chiamava Carol 92. Chi c'era alzi una zampa, perché so che alcune di voi mi seguono anche dal precedente canale, creato appunto nel 2011. Cosa ti ha affascinato del trucco? Il fatto di prendermi cura, cioè nel senso, a me piaceva tantissimo guardare i tutorial, no? Però mi ricordo da bambina io vedevo spesso mia zia ed ero affascinata, cioè da bambina nel senso avevo 4-5 anni, io vedevo, la guardavo come se fosse tipo, come se fosse la Madonna e come se io fossi illuminata, ed ero affascinata da questi movimenti con il piegaciglia, il movimento del mascara, non lo so perché, cioè con il senno di poi penso di aver realizzato che la cosa che mi affascinava di più da bambina era il fatto di prenderti cura di te. Domanda numero 3: qual è la tua marca preferita? Allora, non ce l'ho. Con il tempo ho realizzato che veramente non ho un marchio preferito, non ho un brand preferito. E questa cosa è cambiata tantissimo dal passato, perché io ai tempi ero fissata con i rossetti di MAC, se voi guardate dietro 250.000 rossetti, ho. Aspirapolvere, no, aspettate. Papi!
Non ci posso credere, scusatemi. Stavo dicendo che un tempo effettivamente ero tipo ossessionata dai rossetti di MAC, dai grandi brand, quelli diciamo abbastanza inarrivabili. Poi ho avuto anche la fase in cui, oh mio Dio, prendo tutte le cose che costano un euro di Essence, dei brand low cost, eccetera. Adesso invece ho imparato un po' a bilanciare, nel senso che cerco tanto la qualità, magari prendo un prodotto e non 250, ne prendo uno, fatto per bene, di qualsiasi marchio. E mi tengo quello. Poi c'è anche da dire che questa cosa io l'ho persa, penso, dei brand preferiti delle marche in generale, nel momento in cui appunto le aziende mi hanno iniziato ad inviare a manetta trucchi, cioè veramente make-up su make-up, cioè ho 250.000 cassetti che sono pieni di make-up ancora tutt'oggi. Numero 4. Cosa significa per te il trucco? Infatti, mi ricollego al discorso precedente, è treat yourself. Mi piace tantissimo questo motto, perché è anche il motto di una delle mie influencer barra youtuber barra vlogger, non lo so, quello che volete voi, preferite in assoluto qui su YouTube, che è appunto Judy. È una cosa che lei dice spesso e mi ci ritrovo tantissimo in queste parole. Cosa ne pensi dei prodotti da supermercato rispetto ai prodotti di fascia alta di profumeria? Allora, io un tempo appunto ho avuto due fasi in cui volevo tutti i trucchi brand appunto con prezzi molto elevati, poi low cost e poi adesso, a dir la verità, interessa relativamente. La Maybelline, per esempio, è un marchio che voi trovate sicuramente nei supermercati, e per chi magari vuole iniziare semplicemente a truccarsi, soprattutto perché fornisce anche delle colorazioni un po' più scure, quindi per la mia carnagione, piuttosto andrei di Maybelline, ovvio. Poi se voglio un particolare fondotinta vado da Sephora. Però secondo me dipende dal tipo di prodotto e dal tipo di brand. Numero 8, dai consiglio a un principiante. Guarda tanti tutorial, cioè io mi ricordo che ho imparato a truccarmi così. Seguivo tantissimo i make-up di Clio quando ai tempi filmava con la video webcam, ragazze, cioè non c'aveva neanche sto high tech, tutte queste videocamere. Ci sono tantissimi tutorial, potete imparare veramente anche solo a farvi le sopracciglia da sole, insomma, a casa, e ovviamente non scorticandovi anche la faccia, però... Numero 9, qual è la tendenza di trucco che non hai capito? Allora, una tendenza ce l'ho, il fatto di avere le sopracciglia colorate, cioè è proprio una cosa che per me non l'ho mai capita, penso che non ci sarei mai nemmeno andata in giro. Numero 10, cosa ne pensi della comunità di bellezza di YouTube? Farò due confronti, sia YouTube Italia che YouTube fuori dall'Italia, quindi estero. YouTube estero, mi piace tantissimo guardare le tutorial, soprattutto perché ci sono anche tante ragazze filippine che mi aiutano anche un po', che mi aiutano appunto a rispolverare un po' il mio tagalog, il mio filippino, la mia lingua appunto originaria, anche se vabbè, io ho imparato comunque l'italiano e parlo principalmente l'italiano. Guardo molto più volentieri che guardare i tutorial in generale italiani. L'ambiente di YouTube Italia non mi piace per niente, e col fatto anche che ci sono stata dentro, quindi l'ho anche vissuta per una parte, insomma, di questo percorso qui su YouTube, poi ho deciso di prendere un'altra strada e di fare le cose a modo mio, come piaceva a me. Non mi piace. Troppa competizione, troppa finzione, troppo egoismo. Io nella mia vita ho deciso proprio di eliminare in qualsiasi forma questo genere di persone. Fatemi sapere invece il vostro rapporto con il make-up, come è cambiato. Ci sono sicuramente alcune ragazze che sono cresciute con me. Io ai tempi, quando ho iniziato a truccarmi in generale qui su YouTube, avevo 19 anni. Sembra passata una vita. Insomma, fatemi sapere, perché sicuramente qualcosa sarà cambiato. Niente, ragazze, quindi io spero tantissimo di avervi tenuto un po' compagnia. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E se vi fa piacere, seguitemi ogni giorno all'interno delle mie storie di Instagram, perché lì comunque pubblico giornalmente. Io vi mando tanti baci e ci vediamo in un prossimo video. Cheers.